ha deciso di mettere fine ad una doppia sofferenza, quella della moglie malata di Alzheimer e la propria. Avevano entrambi 67 anni, due coniugi vittime di un omicidio-suicidio avvenuto oggi in via Quirino di Marzio. Una vicina si sfoga, lasciati soli. Tragico incidente in via del Lazzaretto, un generale in pensione di 87 anni è stato travolto ed ucciso da un treno mentre cercava di attraversare il passaggio a livello con le sbarre abbassate. La sua auto è stata trascinata per 200 metri. Tra polemiche e veleni va in scena oggi la seconda edizione del T-Days sotto le due torri dopo il successo dello scorso settembre, presentato anche il piano di pedonalizzazione di tutto il centro. Il 42% degli emiliano-romagnoli si prepara ad indebitarsi per comprare i regali di Natale, boom di finanziamenti richiesti per i giovanissimi e per gli anziani pronti a tutto pur di accontentare i nipotini. Bologna torna a capitale dei motori, taglio del nastro per l'edizione numero 36 del Motor Show, il salone internazionale dell'auto e della moto, la kermesse sarà aperta fino all'11 dicembre. Buonasera e ben ritrovati con questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano la cronaca, una brutta storia di cronaca, tragico omicidio, suicidio questa mattina a Bologna in zona Reno alla periferia della città. Un uomo ha gettato la moglie malata dalla finestra del quarto piano e poi lui stesso si è lanciato nel vuoto. Entrambi sono morti, ma sentiamo la ricostruzione dell'accaduto nel servizio di Federico Balletti. Così potrò curare la mia bambina. In queste parole, affidate a un biglietto lasciato in casa, c'è tutto l'amore estremo di un uomo che non ce la faceva più a vedere la moglie in quelle condizioni, malata e consumata dall'Alzheimer. Questa mattina ha deciso di farla finita. Prima ha gettato la donna dalla finestra, al quarto piano di questo condominio, in via Quirino di Marzio. Pochi secondi dopo si è buttato anche lui. Elsa e Orlando avevano entrambi 67 anni e sono morti a pochi minuti di distanza. Lui sul colpo, nell'urto che durante il volo dal quarto piano lo ha fatto finire sulla ringhiera di un davanzale. Lei è caduta sull'asfalto ma ha cessato di vivere all'ospedale maggiore, poco dopo essere arrivata al pronto soccorso. Orlando Di Domenico era originario di Salerno. Elsa Boni era nata a Ferrara ma da tanto abitavano a Bologna, dove vive anche il figlio. La donna, da una decina d'anni, soffriva del morbo di Alzheimer, una malattia gravemente degenerativa che l'aveva resa totalmente dipendente dal marito. Era sempre lui ad assistere, ad accudirla, portandola a fare passeggiate, aiutandola in tutte le attività quotidiane. Ultimamente la salute di Elsa era ulteriormente peggiorata, aveva anche bisogno della sedia a rotelle. Forse il marito sentiva che era sempre più difficile assisterla. Questa mattina i vicini, poi i soccorritori e la polizia, hanno subito pensato che non fosse stata una disgrazia. Un sospetto confermato poco dopo dal biglietto che l'uomo ha lasciato su un mobile. Così potrò curarla. Dunque la donna era da tempo gravemente malata di Alzheimer, come abbiamo sentito, e il marito non l'aveva mai abbandonata. Un gesto d'amore estremo, dicono i vicini. Sentiamo allora alcune toccanti testimonianze raccolte subito dopo il fatto. La moglie l'ha messa male, l'avevo in carrozzina, ma con Alzheimer non è più... E lui la portava a spasso, la portava lì al parco, insomma a far giro. Sepolto, era a letto, ho sentito lo scompiglio, poi dopo mi penso che stava male. Poveretto, si vede che era disperato anche lui. Ci teneva dietro bene, si vede che era disperato, poveretto. Stava male da qualche anno, lui si prendeva sempre cura di lei, si vedevano qui giù al parco, che la accudiva veramente con tanto amore. Al parco qui sotto lui la portava a spasso a braccetto, ultimamente sulla sedia a rotelle, però cioè, da ieri che gli ho sentiti parlare al telefono, perché avendo la sala da pranzo che confina, cioè, a oggi, cioè, sono incredulo per quello che è successo. Ho avuto la madre con l'Alzheimer, è morta 2 mesi fa. Voi dovete fare in modo che la gente sappia che noi siamo sempre stati soli nel nostro dolore, come erano soli i signori là. Ed è per quello che il Signore, in questo atto d'amore, ha deciso di farla finita. Questo dovete scrivere, secondo me. Poi comunque, quello che voglio dire, lui con me mi ha detto, io non ce la faccio a metterla via la signora. Voi dovete sapere che cosa vuol dire vedere la propria moglie ridotta così. E sono lasciati sempre da soli. Non c'è nessuno che ci dà una mano, ma non solo a Bologna, che anzi, devo dire che noi abbiamo degli assistenti sociali qui al quartiere Reno che funzionano benissimo, però le famiglie sono sole davanti alla malattia.
È questo che dovete scrivere, non stare qua adesso a vedere se amavano o non si amavano. Scusate. Tragico incidente questo pomeriggio in via del Lazzaretto. Un automobilista di 87 anni è stato travolto e ucciso da un treno in Freccia Argento, Roma-Venezia, mentre cercava di attraversare il passaggio a livello con le sbarre abbassate. La vittima è un ex generale medico dell'esercito, ormai in pensione, Gregorio Schiavone. In base ai primi accertamenti della Polfer, avrebbe imboccato per errore la strada dove c'è il passaggio a livello che è chiusa al traffico con accesso riservato solo ai mezzi che lavorano in un cantiere. Trovando le semibarre di via del Lazzaretto abbassate, avrebbe deciso di oltrepassarle facendo una gimcana, ma in quel momento è sopraggiunto il treno. La circolazione sulla Bologna-Venezia è stata sospesa per un paio d'ore. Alcuni Eurostar e Intercity hanno avuto ritardi di circa 30 minuti e qualche convoglio regionale è stato cancellato. È cominciata questa mattina la seconda edizione dei T-Days dopo il successo della prima volta lo scorso settembre. Oggi è stato anche presentato il discusso piano di pedonalizzazione di tutto il centro. Vediamo il servizio di Massimo Ricci. Seconda edizione dei T-Days, la pedonalizzazione della T via Indipendenza, via Ugo Bassi e via Rizzoli per tutto il weekend. A causa anche delle condizioni del tempo si è registrato un minor afflusso di persone rispetto alla prima edizione del 17-18 settembre scorsi, quando i T-Days registrarono un vero successo. Questa era la T questa mattina, intorno alle 11, questa invece era la situazione alla stessa ora di sabato 17 settembre. Ma la seconda edizione ha visto anche la presentazione alla città del piano di pedonalità del comune, che ha scatenato aspre critiche. Non è piaciuta l'idea di chiudere il centro 24 ore su 24 a tutti i non residenti, compresi coloro che usano il motorino. Il sindaco Merola però oggi sottolinea che si tratta solo di una proposta, di un piano di massima con margini di cambiamento. Noi abbiamo il diritto dovere come amministrazione, per avviare una discussione, che ci sia una proposta di massima. Ecco, ripeto, è un percorso di partecipazione. Mi stupisce un po' che quando c'è un percorso di partecipazione si cominci dicendo c'è il fatto compiuto. Abituiamoci a capire che la democrazia è costruire insieme un percorso. Qualcuno la proposta la deve fare per iniziare, ecco, quindi sdrammatizziamo. Ci sono dei punti sui quali non siete disposti a tornare indietro, assolutamente? Sul come pedonalizzare il piano avanza delle linee di indirizzo. Se tutti accettano di discutere sul come pedonalizzare, il confronto è aperto a tutti. Io del resto, insieme alla mia giunta e al Consiglio Comunale, sono stato eletto per fare le pedonalizzazioni, quindi questo è, voglio dire, è un mandato che ho avuto dagli elettori, ma su questo non credo che ci siano contrasti. Il se non è in discussione, il come, noi abbiamo presentato una proposta, ovviamente consapevoli della sua validità, e poi c'è da definire un cronoprogramma di interventi, quando si fa cosa. E prosegue anche oggi il coro di critiche al piano di pedonalizzazioni presentato dal Comune. All'attacco l'opposizione, ma anche i commercianti. Sentiamo. I più contrari al piano di pedonalizzazione sono i commercianti di Ascom, che per protesta tengono spente le luminarie natalizie in questi T-Days. L'associazione non ha poi partecipato oggi alla presentazione ufficiale del piano. C'era invece Confesercenti, comunque molto critica. Sicuramente, così come il piano, non ci convince per niente. Ci sono cose che riteniamo particolarmente difficili nella loro applicazione e deleterie per il commercio, come per esempio la chiusura della cerchia dei Mille 24 ore su 24. Abbiamo già visto quello che è successo nella U sia per il commercio sia per i residenti. Per la politica scatenata l'opposizione. Vediamo se il rivoluzionario del traffico, l'assessore Colombo, ha anche gli attributi. Lo sfida il numero uno della Lega Nord, Manes Bernardini. Inserisca nel provvedimento la clausola valutativa e poi un referendum dopo un periodo di prova. Perché Colombo prima non ci spiega cosa ha portato a casa in termini di successi con la sua pedonalizzazione della zona universitaria? Chiede Bernardini. Deciso ad una dura opposizione anche il PDL, che ha realizzato un sito internet www.nofollepedonalizzazione.it in cui raccogliere le firme contro il piano. In realtà quella di Merola non era una proposta, era un tentativo di far trovare la città dinanzi al fatto compiuto.
E come sempre si parte dalla fine, in assenza di un piano per i parcheggi, di un piano di potenziamento per il trasporto pubblico, di un piano per la valorizzazione commerciale e di un piano alternativo, soprattutto pensiamo ai motorini che entrano nel centro, era inevitabile che dovesse immediatamente fare marcia indietro anche a fronte dell'opposizione compatta di tutti i partiti e di tutte le forze sociali di categoria. Anche il Movimento 5 Stelle è perplesso di fronte al piano del Comune. Siamo per le pedonalizzazioni serie, dice il capogruppo Massimo Bugani, cioè quelle vincolate a un trasporto pubblico efficiente che a Bologna ancora non c'è, e se si spendono risorse ed energie per Civis e People Mover difficilmente ci sarà. Stop alle danze per 10 giorni alla storica discoteca Kinky di via Zamboni, a pochi passi dalle Due Torri. La sospensione della licenza è stata decisa dal questore Vincenzo Stingone dopo che in un controllo il locale è risultato sovraffollato con più del doppio delle persone rispetto alla capienza, 520 clienti contro un massimo di 200 indicato nei certificati di agibilità. Il provvedimento è scattato per tutelare l'incolumità degli avventori. Mentre a Bruxelles associazioni familiari vittime di Ustica preme perché i paesi coinvolti dall'inchiesta accolgano la richiesta di rogatoria internazionale emessa dal Tribunale di Roma, trovando appoggi bipartisan, il parlamentare del PDL Carlo Giovanardi insiste sulla tesi della bomba a bordo. Bruxelles, dice Giovanardi, deve scoprire chi ha messo l'ordigno. Vediamo il servizio di Gabriele Scher. L'ex sottosegretario PDL Carlo Giovanardi, grande sostenitore della tesi della bomba a bordo del D-19 che precipitò al largo di Ustica nel 1980, non si scompone. La delegazione dei familiari delle vittime, che di recente è andata a Bruxelles per chiedere ad alcuni europarlamentari di fare pressione presso i rispettivi paesi per sbloccare le rogatorie internazionali richieste dalla Procura di Roma, non lo smuovono di un millimetro. Così, mentre per i familiari delle vittime la tesi del missile assodata e ora si tratta di capire in quale scenario di guerra si è imbattuto l'aereo civile con 81 passeggeri a bordo, per Giovanardi fanno bene a cercare anche in Europa la verità, perché dice, testuale, non si è ancora scoperto chi abbia messo la bomba a bordo. Alle rogatorie internazionali America e Francia hanno sempre risposto, aggiunto Giovanardi, e se il Parlamento europeo tornerà a sollecitarli daranno le stesse risposte, mentre l'Italia farà brutta figura perché con questa nuova richiesta si finisce col dare del bugiardo a paesi alleati e amici. Chi non ha mai risposto, insiste Giovanardi, è invece la Libia, ed è proprio lì che bisogna insistere. Per quanto riguarda l'interessamento dell'eurodeputata PDL Erminia Mazzoni, che ha promesso di avviare un'istruttoria a Bruxelles, Giovanardi dice, sono d'accordo con lei perché, appunto, bisogna scoprire chi ha messo la bomba a bordo. Tutti gli atti giudiziari, ad esclusione dell'ordinanza del giudice Priore, conclude il parlamentare PDL, dicono che è stato un ordigno e l'Europarlamento dirà appunto che è stata una bomba. La questione è nata però perché di recente il Tribunale di Palermo ha riaperto l'inchiesta attribuendo precise responsabilità ai ministeri della difesa e dei trasporti italiani, condannati poi al risarcimento dei familiari delle vittime. Per il giudice di Palermo l'aereo è caduto perché si è trovato nel mezzo di uno scenario di guerra. La decisione dell'autorità comunale di consentire l'accesso nella consulta per la famiglia ad alcune associazioni a orientamento omosessuale costituisce una grave offesa in primo luogo alla ragione e al buonsenso comune. Lo si legge in un editoriale che sarà pubblicato domani dal settimanale diocesano Bologna 7. È un'offesa anche alla comunità civica, prosegue, perché in palese contrasto con l'articolo 29 della Costituzione, e inoltre alla comunità cattolica, perché degrada un relativismo senza fondamento nella persona umana, quella concezione della famiglia che da secoli è patrimonio della nostra gente. Di fronte alla comunità civica, la Chiesa di Bologna denuncia tale decisione, scrive sempre il settimanale della Curia, in edicola domani, allegato al quotidiano Avvenire. Voltiamo pagina. Il 42% degli emiliano-romagnoli prevede di chiedere un prestito per affrontare le spese legate al Natale, risultato di un sondaggio effettuato da Prestiti.it, broker online di confronto prestiti, che ha interrogato un campione di oltre 1000 persone. Il risultato dell'Emilia-Romagna si colloca al di sopra della media nazionale, al quinto posto della classifica, che in cima vede Campania col 50%, Calabria 48% e Sicilia 47%. Complessivamente, in base al sondaggio, il 61%
30% di chi ha intenzione di richiedere un finanziamento lo farà per comprare regali, il 30% per potersi permettere la settimana bianca o il viaggio di Natale e il 9% per il cenone di Capodanno. Per quanto riguarda il tipo di regalo, tecnologie ed elettrodomestici rappresentano le scelte più comuni, davanti ad arredamento e giocattoli. Passando all'entità del finanziamento, il 54% di chi pensa ad un prestito dichiara di volere una cifra superiore ai 2.000 euro. Solo il 6% del campione, invece, punterebbe ad un finanziamento che non superi 500 euro. Le richieste più alte si collocano agli estremi anagrafici del campione. I più giovani e i più anziani sono le categorie che contano di richiedere cifre superiori a 2.000 euro. Lunghi i tempi di restituzione, il 42% del campione finirà di rimborsare il prestito dopo Natale 2013. Ci fermiamo un attimo e poi saremo di nuovo in studio con altri servizi e altre notizie. A tra poco. Di nuovo in studio con ETG. Prima di andare avanti con il giornale, rivediamo insieme i titoli del nostro telegiornale. Ha deciso di mettere fine ad una doppia sofferenza, quella della moglie malata di Alzheimer e la propria. Avevano entrambi 67 anni, due coniugi, vittime di un omicidio-suicidio avvenuto oggi in via Quirino di Marzio. Una vicina si sfoga, lasciati soli. Tragico incidente in via del Lazzaretto, un generale in pensione di 87 anni è stato travolto ed ucciso da un treno mentre cercava di attraversare il passaggio a livello con le sbarre abbassate. La sua auto è stata trascinata per 200 metri dal convoglio. Tra polemiche e veleni va in scena oggi la seconda edizione del T-Days sotto le due torri. Dopo il successo dello scorso settembre, presentato anche il piano di pedonalizzazione di tutto il centro. Il 42% degli emiliano-romagnoli si prepara ad indebitarsi per comprare i regali di Natale, boom di finanziamenti richiesti per i giovanissimi e per gli anziani, pronti a tutto pur di accontentare i nipotini. Bologna torna a capitale dei motori in taglio del nastro per l'edizione numero 36 del Motor Show, il Salone Internazionale dell'Auto e della Moto. La kermesse sarà aperta fino all'11 dicembre. E proprio da quest'ultima notizia ripartiamo. È stato inaugurato oggi e aperto al pubblico il Motor Show. Andiamo a vedere il servizio. Ha aperto i battenti la 36esima edizione del Motor Show. Il Salone Internazionale dell'Automobile sarà visitabile fino all'11 dicembre. Molte le novità, 48 le anteprime, di cui 8 mondiali, 6 europee e 34 nazionali. E al Motor Show c'è anche un padiglione dedicato alle auto elettriche, c'è inoltre l'esordio della Innovation Hall by Società Autostrade, una sorta di autentica autostrada al Motor Show con tutti i suoi servizi. Prima assoluta anche per Luxury Time, uno spazio dedicato alle supercar, e c'è anche un'area delle auto icona con l'esposizione delle macchine che hanno fatto la storia dell'automobilismo. Le 8 aree esterne confermano inoltre la tradizione di grande spettacolo sportivo. Dopo l'esibizione del team Ferrari è atteso l'appuntamento del rally con il Memorial Bettega il 10 e l'11 dicembre. E per confermare la tradizione di donne motori, madrina della kermesse è la modella serba Nina Senikar. Un Motor Show che, come spiega l'amministratore delegato di GL Event, Giada Michetti, all'insegna di... dell'innovazione tecnologica, della mobilità sostenibile e di tante novità di prodotto, 48, e di tanto sport e di tanto spettacolo. Anche per il presidente della fiera, Duccio Campagnoli, il Motor Show è un appuntamento importante. Vuol dire che a Bologna c'è il Salone Italiano dell'Auto, c'è l'industria italiana, l'industria internazionale, e c'è un grandissimo operatore fieristico come GL Van che dà fiducia a Bologna. Anche la nostra emittente è presente al Motor Show, al padiglione 26, stand 106, nello spazio condiviso con l'esercito per seguire con ETV e Radio Nettuno la kermesse con collegamenti e dirette. Il comandante dell'esercito dell'Emilia Romagna, Antonio De Vita, spiega la presenza dell'esercito al Motor Show. Noi siamo a mostrare alcune macchine significative che utilizziamo nelle operazioni fuori area, ma anche sul territorio nazionale, ma anche direi in soccorso alla popolazione, oppure nei casi in cui è necessario bonificare un ordigno bellico, ecco, anche l'esercito ha questa connessione, come ho detto, profonda, perché la tecnologia si evolve. E puntuali come ogni anno nei dintorni di Motor Show sono tornati anche i truffatori che cercano di derubare i visitatori con il gioco delle tre campanelle e altri espedienti simili.
Ieri pomeriggio un tentativo di raggiro si è trasformato in una vera aggressione e per i tre artefici è scattato l'arresto per rapina. Si tratta di un napoletano di 52 anni e una coppia di toscani di 41 e 31 anni. Voltiamo pagina, parliamo di spettacolo e solidarietà. Si apre giovedì prossimo al Teatro di Budrio la nuova stagione di Exodus Musical, lo spettacolo della Compagnia dei Giovani Erranti, che porta in scena in chiave moderna le vicende di Mosè narrate nella Bibbia. C'è anche un fine benefico, tutto l'incasso viene devoluto alla FANEP. Il servizio è di Federico Balletti. Se qualcuno non lo crede, dovrà sapere che io sono il principe del circo, figlio di una grande dinastia, questa è la realtà, così è sempre stata la mia vita, tutta la mia. È uno spettacolo che è nato da un gruppo di giovani appassionati di teatro che racconta le vicende bibliche ormai ben note in una chiave un po' moderna, anche perché siamo convinti che i concetti che erano validi 4.000 anni fa sono sicuramente riconducibili anche all'attualità di oggi. Tu sei sangue, col mio sangue, lo sentivo nel mio cuore, che saresti ritornato per restare. Gran parte delle canzoni, nella fattispecie sono 27 brani, sono stati scritti da noi, sia nella parte musicale dai musicisti che poi le suoneranno dal vivo, e un vero e proprio lavoro di gruppo, anche nei testi ci siamo suddivisi il compito di raccontare questa storia con le canzoni. Parla Mosè, che mai sarà? Dimmi qual è la verità. La verità è una pazzia. Una nuova scuola di danza, la Duende, ci accompagnerà in questa stagione 2011-2012 con una serie di coreografie studiate ex novo per questo spettacolo. Un altro aspetto non meno importante è il fine benefico, tutto l'incasso viene devoluto alla FANEP. Assolutamente sì, noi siamo una compagnia amatoriale e ogni provento verrà devoluto in beneficenza a questa associazione importantissima. Ricordiamo dunque l'appuntamento, che è giovedì 8 dicembre al Teatro di Budrio. Alle ore 17 abbiamo avuto l'opportunità di fare uno spettacolo in un giorno di festa. Quasi tutto lo spettacolo è cantato, pochissime sono le parti recitate. È un taglio di spettacolo musicale che abbiamo voluto dare perché questo ci piace. Stai cercando solo guai. Bravissime! Una breve pausa e poi di nuovo in studio con ETG, a tra poco. Di nuovo in studio con ETG, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, siamo in chiusura, andiamo a vedere ancora una volta i titoli del nostro giornale. Ha deciso di mettere fine ad una doppia sofferenza, quella della moglie malata di Alzheimer e la propria, avevano entrambi 67 anni, due coniugi, vittime di un omicidio-suicidio avvenuto oggi in via Quirino di Marzi, una vicina si sfoga, lasciati soli. Tragico incidente in via del Lazzaretto, un generale in pensione di 87 anni è stato travolto ed ucciso da un treno mentre cercava di attraversare il passaggio a livello con le sbarre abbassate. La sua auto è stata trascinata per 200 metri. Tra polemiche e veleni va in scena oggi la seconda edizione del T-Days sotto le due torri dopo il successo dello scorso settembre, presentando anche il piano di pedonalizzazione di tutto il centro. Il 42% degli emiliano-romagnoli si prepara ad indebitarsi per comprare i regali di Natale, boom di finanziamenti richiesti per i giovanissimi e per gli anziani pronti a tutto pur di accontentare i nipotini. Bologna torna a capitale dei motori, taglio del nastro per l'edizione numero 36 del Motor Show, il Salone Internazionale dell'Auto e della Moto, la Kermesse sarà aperta fino all'11 dicembre. Ed è tutto con questa edizione del nostro giornale, grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona serata, arrivederci.